Genova che segna una vittoria ancora più netta, due punti in più di quello che il centrodestra aveva totalizzato alle ultime regionali nel settembre del 20, se saranno confermate le proiezioni, e 56 va oltre quel 54% di due anni fa, ma in quella direzione va anche il sindaco Peracchini, come è andato oltre l'80% il sindaco di Taggia. Il centrodestra in modello Liguria, ovvero un centrodestra allargato e con un'ampia base moderata e civica, guadagna tutti i sindaci che aveva e ne aggiunge qualcuno, tra cui evidentemente Genova e Spezia sono particolarmente significative. Complimenti a tutte le liste che hanno corso, perché hanno fatto uno straordinario risultato. Particolare soddisfazione mi sia consentito per la lista che porta il mio nome, ovvero quel circuito Italia al centro che avevamo lanciato proprio da Genova alcune settimane fa, e al debutto è sostanzialmente la seconda lista insieme a Fratelli d'Italia del centrodestra in questa città, ma si conferma con percentuali che vanno dal 4 al 6% anche negli altri capoluoghi dove le liste che portano lo stesso circuito hanno corso, da Catanzaro all'Aquila, e questo ci dà ovviamente conferma del ragionamento che facciamo da molto tempo, ovvero che un centrodestra che sa superare lo schema a tre punte che lo ha visto per 22 anni nella Seconda Repubblica, ma che oggi non corrisponde più alla realtà, e ce lo dicono i numeri della sesta città d'Italia insieme a molto altro, sa aprirsi al mondo civico, al mondo riformista, a quel centro che non possiamo lasciare appannaggio di se stesso, oppure peggio, della coalizione degli avversari. Vuol dire che è un centrodestra che vince. Se voi pensate che nel 2015, primo debutto del centrodestra competitivo con la mia presidenza, vincemmo questa regione con il 34.7, oggi avere un centrodestra largo che governa questa regione col 54, governerà Genova col 56, vedremo i risultati di Spezia, ma sopra il 50 primo turno, stiamo parlando di un'area culturalmente progressista in tutta la storia repubblicana, credo che sia una dimostrazione. Mi auguro che il centrodestra nazionale sappa cogliere lo spunto non solo di Genova e di Spezia evidentemente, e rivendico la primogenitura di questo modello, ma anche di Catanzaro, dove pure un candidato moderato come Donato è andato molto bene, e la Galla a Palermo, anch'esso vincitore al primo turno, e sappia riunire intorno al tavolo una costituente nuova che sappia anche mettere in discussione gli schemi di gioco nostri per candidarci a guidare il paese, altrimenti rischieremo di rappresentare una piccola parte o una parte comunque di questo paese senza sfruttare appieno le potenzialità che qua abbiamo saputo sfruttare fino in fondo. L'unica a perdere consensi nella coalizione a Genova, ma non solo, è la Lega, probabilmente a vantaggio delle civiche. Che cosa significa questo secondo lei? Guardi, poi i voti si sommano tutti insieme, perché per governare bisogna essere insieme. La Lega in questo territorio è stata generosa, ha governato, ha saputo governare, ha saputo fare squadra con gli altri, quindi in bocca al lupo alla Lega. È chiaro che all'interno di una coalizione ci sono situazioni che cambiano. Alle regionali fu la lista Toti a essere il primo partito di questa regione, oggi è, come giusto che sia, la lista che porta il nome di Bucci e rappresenta il suo impegno civico, tutti gli altri hanno fatto la loro parte. Non è un punto in più o un punto in meno che farà la differenza della nostra vita. L'importante è che tutti abbiano ben capito, a partire dai grandi partiti, quindi Lega e Fratelli d'Italia, che il centrodestra vince, ma soprattutto convince, può guidare il paese se sarà un centrodestra con un baricentro moderato, riformista, popolare, filo europeista, filo atlantico, capace di assumersi scelte anche difficili, come ha saputo fare l'amministrazione genovese, l'amministrazione spezzina e più in generale la Liguria nel suo governo in questi anni, dal Ponte Morandi alla pandemia, per finire con questi momenti complessi evidentemente anche di vita europea, con la guerra e tutto quello che comporta per famiglie e imprese. Non inseguiamo
il consenso facile, quello che si trova sui social, inseguiamo il consenso vero, quello che si costruisce giorno per giorno con capacità di decisione e cultura di governo. Questo è il passo che ora deve fare il centrodestra per candidarsi a guidare il paese, altrimenti, come non è accaduto qua, dove un pezzo del centro, anche del centro riformista, penso Italia Viva e Calenda, hanno saputo appoggiare personalità credibili come Bucci, altrimenti accadrà il contrario, che rischiamo di sbagliare un gol a porta vuota e regalare un pezzo ad altre coalizioni che invece francamente ritengo più omogeneo con il nostro mondo, se solo sapremo coglierlo. Modello Liguria qui si conferma un modello di centro. Il modello della Liguria è un modello vincente ormai da 7 anni, abbiamo vinto, diciamolo pure, un po' con fortuna nella prima spaccatura del centro-sinistra nel 2015, ma nel 2020 ci siamo ampiamente meritati la vittoria con una maggioranza assoluta che nelle regioni è raro avere, specie in regioni che sono, ripeto, culturalmente non omogenee al centro-destra. La coalizione in 5 anni ha guadagnato 20 punti percentuali, persone che non avevano creduto all'origine di questa avventura e si sono aggiunte. Oggi con Bucci nel capoluogo, che vale circa un terzo della nostra Liguria, aggiunge altri 2 punti se i numeri saranno confermati e si sposta addirittura al 56%, percentuali fino adesso sfiorate solamente in regioni culturalmente vicine al centrodestra da sempre. Quindi la Liguria ha cambiato segno e i cittadini della Liguria hanno cambiato giudizio sulla coalizione di centrodestra. Perché? Perché la coalizione di centrodestra qua ha saputo produrre qualche cosa di più e di meglio del centrodestra tradizionale, che invece talvolta ha perduto, come è successo a Roma, a Napoli, a Torino e a Milano nell'ultima tornata elettorale. Un motivo c'è, credo che gli elettori scelgano con buon senso e questa volta hanno intravisto una formula evidentemente più capace di venire incontro alle loro esigenze. Ma preoccupa commentata di do l'auricolare nel caso Enrico ti voglia fare una domanda al direttore. Se volete l'abbiamo con l'auricolare, direttore. Buongiorno, ciao. C'è di un modello, direttore, c'è di un modello che ha fatto sì che in Liguria, la prima volta che mi sono candidato a presidente, abbiamo vinto un po' per caso con il 34% e un centrodestra molto, molto tradizionale. Oggi siamo sopra il 55%. Questo vuol dire aver aggiunto al centrodestra tradizionale un 20% di consenso che non aveva creduto in noi all'inizio. Penso sia buon governo di Toti, penso sia buon governo di Bucci, di Peracchini, di altri sindaci. Penso che sia anche una formula di un centrodestra che qui non ha tenuto le porte sbarrate, siamo in 3, ci riuniamo rinchiusi in una stanza, o anzi in stanze separate. Ha saputo aprirsi a tutti quelli che volevano entrare e riconoscerne successo e merito, quindi è stato, diciamo, una casa aperta a tutti coloro che volevano portare un contributo, generosità dei partiti che lo hanno consentito, capacità credo anche dell'amministrazione regionale di farsi perno e garanzia di un'alleanza. Quindi per me è un modello per il paese, poi ora sta al centrodestra dei più grandi, diciamo, noi siamo regione piccola, anche se 1.700.000 abitanti non è una regione piccolissima e siamo evidentemente qua sul territorio, però il modello mi pare che sia un modello che poi a Palermo, a Catanzaro, per certi aspetti, guarda anche all'Aquila, dove un candidato di Fratelli d'Italia ha saputo tenere ottimamente insieme e allargare una coalizione dove siamo presenti anche noi quest'anno con un discreto successo. Quindi allargare il centro-destra a tutte le culture e non lasciare che il centro vada necessariamente ad accasarsi altrove. Non lo so, Italia Viva qua non aveva neanche il simbolo, per la verità, ce l'aveva a Spezia, dove il risultato è
abbastanza modesto, nonostante abbia un presidente di commissione parlamentare piuttosto noto tra gli esponenti come Raffaella Baita. Sicuramente ci mancherebbe altro, mi sono battuto perché la coalizione si aprisse anche l'Italia Viva. Sapete che il mio rapporto con Matteo Renzi è cordiale, come lo è con Carlo Calenda, qua hanno appoggiato da tutte le parti il sindaco Bucci, entrambi le sigle, non hanno appoggiato Peracchini in nessuna delle due sigle presentando i propri candidati, e Peracchini ha vinto lo stesso. Quindi quando ci sono io ne sono lieto, perché danno come dire, fiato anche culturale e politico alla coalizione. Quanto siano stati determinanti sulla vittoria del 56%, francamente non saprei dirlo, ma tendo ad essere più scettico. Beh, la Spezia, dai dati che abbiamo noi, il sindaco Pierluigi Peracchini si conferma sindaco al primo turno, vedremo con quali numeri, incrociando le dita perché lo spoglio va un po' più a rilento, però anche lì la coalizione civiche del sindaco, lista Italia al centro, supera il 51%, direi ormai assodato, e quindi complimenti a un sindaco che ha fatto veramente bene proveniendo da una cultura moderata. Chi non lo ricordasse, il sindaco Peracchini è stato segretario della CISL in Liguria, quindi un'anima cattolica, riformista del mondo del lavoro, e la coalizione è stata anche lì così intelligente da riuscire a conquistare in una città che esprime il ministro del welfare del governo, esponente di primo piano come Orlando, con un'alleanza vasta. Vede, se vogliamo fare un minimo di politologia o di analisi, la Liguria dimostra ancora una volta che il campo largo di Enrico Letta è in realtà un campetto. Il Movimento 5 Stelle, nella regione che l'ho visto nascere e prosperare, sta intorno al 5% di media. Il Partito Democratico, nella roccaforte di Genova, che fu città gloriosa della sinistra, incassa un 36%, credo il risultato peggiore di tutta la storia, di tutti i tempi, anche immaginabile. Quindi da questo punto di vista mi pare che i due modelli, quello del centrodestra largo con un baricentro al centro e un centrosinistra che si chiude con la sinistra estrema e il Movimento 5 Stelle, premi al primo. Sì. Ciao Sandro. Guarda, non so, no, non so, io francamente non so predire che cosa faranno gli elettori. Io dico che il centrodestra, se si vuole acconciare a essere candidato a governare questo paese, deve, uno, aprirsi, smetterla di pensare che il centrodestra di oggi è Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, perché Forza Italia non rappresenta più il polo moderato, ne rappresenta una percentuale infinitesimale. Deve cercare di, ed essere capace di farlo, di radunare, la dico male, i tanti toti che stanno sparsi per l'Italia, e ce ne sono tanti. Abbiamo visto un Da Milano l'altro giorno sbattere la porta in malo modo, abbiamo esperienze civiche importanti, abbiamo visto il trionfo della Galla a Palermo pur tra mille difficoltà. Deve fare una vera e propria costituente, deve ancorare i suoi valori, questo sì, a quel centro, chiamiamolo così, o baricentro dello schieramento politico che è fatto di europeismo, filoatlantismo, alleanza strategica con gli Stati Uniti, ovviamente rispetto delle politiche europee, anche quelle della BCE che ho visto criticare con grande veemenza, ma insomma tenere sotto controllo l'inflazione credo che sia un atto dovuto da parte della Banca Centrale Europea. L'inflazione è la tassa più ingiusta sui lavoratori che ci sia al mondo. Allora, questo è il lavoro che deve fare il centrodestra, poi dopodiché gli elettori sceglieranno, ma l'importante è che si costruisca una geometria che consenta davvero agli elettori di scegliere. Poi se sceglieranno un leader di Fratelli d'Italia o della Lega o del Polo Moderato, questa è la democrazia, insomma, non mi preoccupa.
Grazie a voi. Grazie. Aspetta, lo prendo. Grazie Presidente. Sì, aspetta. Sì, Bucci arriverà qua al point. Sta arrivando. Allora, il modello Liguria, il laboratorio Liguria, l'hanno chiamato in tanti modi, qui il centro governa. Il laboratorio Liguria si conferma anche a questa tornata elettorale una formula vincente per il centrodestra. Il modello Liguria non è altro che una coalizione aperta con partiti generosi e capaci ovviamente di mettersi in gioco anche con altre forze. Se pensiamo che 7 anni fa il centrodestra qua, pure vincente, totalizzava un 34% dei consensi, oggi ha superato il 54% alle ultime regionali, addirittura il 56% alle elezioni di Genova, vuol dire che si è invertito il segno. E certo non lo si è fatto strattonando gli elettori per la giacca, ma lo si è fatto convincendo tante anime riformiste, popolari, che provenivano da altre culture, a ritenere che l'alchimia di un centrodestra di governo sia positiva per questo territorio. Credo che debba essere un esempio, credo che debba essere anche un'ispirazione per i leader più grandi nazionali ad aprire finalmente questo centrodestra e a considerarlo un cantiere aperto e non una formula precostituita. I risultati di Lega e di Forza Italia lasciano un po' a desiderare. Come cambia il centrodestra oggi? Guardi, semplicemente una coalizione aperta deve tenere conto del fatto che gli elettori mutano opinione e mutano anche sensibilità. L'importante è che la somma sia sempre un dato positivo. Oggi qualche cosa lascia sul campo la Lega, che con generosità ha governato. Forza Italia da tempo si considera l'unico riferimento del polo moderato, evidentemente non essendolo più nei numeri, però dall'altra parte le liste di Bucci, le liste di Totti, le liste di giovani alla primo debutto come Genova Domani o altre liste ancora hanno saputo raccogliere quel pezzo che evidentemente perdono altri sul campo, e la somma continua a essere positiva: 34, 54, 56. Finché, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, finché la somma è positiva direi che siamo sulla strada giusta. Okay. Vai, grazie. Vai. Siamo con il Totti, ci siete? Aspetta, mi chiamo. Allora, mi rispondi per favore, rispondimi allora all'NM1. Vabbè, facciamo, dai. Registra. Perché arriva Bucci tra un minuto. No, per caso c'è pure quel poverito che è stato. È qua. Bucci non arriva, sono con pazienza. Sei in diretta. Stiamo aspettando che si colleghi Mediaset. Sì, guarda, è un mi scuso per l'attesa. Se volete, sì, faccio, se volete faccio l'intervallo. Vai dal collega della Rai. Vai, andiamo dal collega della Rai e torniamo. Così facciamo tutto. Arriviamo. Avvicinatevi al collega Rai, così vi aggancio. Vedrai. Scusa, ma dove stai andando? Press, poi la fai con lui l'intervista a Cesare del Corriere. Molto volentieri. E l'avete già fatta due giorni fa, però. Va bene, dopo. Buon lavoro. Velocissimamente da questo lato. Quando arriva il Bucci. Sì, sì, assolutamente. Siamo pronti.
Sì, Presidente Totti, un risultato importante qui a Genova, un risultato che lei però espande anche in altre realtà, in molte città dove la sua formazione politica si è presentata. Beh, qua è stato un risultato straordinario, io voglio dire anche prevedibile, visto l'ottimo governo di Marco Bucci, ma in Liguria il modello di centrodestra largo, allargato, inclusivo, ha avuto successo ovunque, la coalizione non perde alcun sindaco, ne guadagna alcuni piccoli comuni, ne conferma alcuni straordinariamente come Mario Coni a Targia con l'80%, Pierluigi Peracchini, Spezia, anche delle roccaforti della sinistra, vince al primo turno, Genova aumenta addirittura di 2 punti percentuali il successo delle ultime regionali con il 54%. Lo fa grazie a un polo civico-centrista, fatto di liste del sindaco, fatto di liste di Italia al Centro del nostro movimento, che sfiora nel complesso oltre il 30% dei voti, quindi la coalizione di centrodestra, vorrei solo citare dei numeri, che ha vinto in questa regione per la prima volta nella storia nel 2015 con il 34%, oggi vince Genova col 56% e governa la regione con il 54%. Credo che sia un modello da seguire per tutto il paese. Diciamo le d'Italia al Centro, determinanti da Palermo ma anche in altre realtà come... L'Aquila, Catanzaro, dove abbiamo molte liste perché noi abbiamo costruito un circuito per la verità che mette insieme nomi diversi, anche personalità sensibilmente diverse, ma che hanno corso con i nostri colori e si stanno confermando liste che vanno da un 4% a qualche cosa di più anche fuori dalla regione Liguria, quindi il risultato direi lusinghiero, calcolando che oggi il polo moderato del centro-destra era molto fragile, diciamo, a livello nazionale, alcuni mesi dal lancio qua di questo contenitore nella primavera appena passata, insomma sono poche settimane che esiste questo nome, però io al di là della nostra esperienza credo che il centrodestra debba fare tesoro di quello che abbiamo costruito qua, con gli amici dei partiti, Matteo Rossi, Eduardo Rizzi, tutti i dirigenti regionali dei partiti, cioè il centrodestra che non ha saputo chiuso le porte, non ha rivendicato ruoli per nessuno, qua non c'è stato nessuno che ha detto io rappresento i moderati, io rappresento la destra, io rappresento e sono l'unico rappresentante. Chi vuole arriva purché ovviamente condivida la serietà della nostra classe dirigente, il nostro modello di Liguria, una volontà di aprire i confini della nostra coalizione, anche coprire i confini della nostra regione, alla meritocrazia, tutto quello che fa parte della cultura del centro-destra. Grazie Giovanni Totti, è arrivato in questo momento Bucci, quindi lo lasciamo alla conferenza stampa, ci sentiamo più tardi. Conferenza stampa la fa di là, eh? Pare che la lista stia andando benino.
Andiamo, seguitemi. Le foto in tutti i video. Vogliamo fare una bella figura. Quanto mira? Bravo sindaco! Possiamo andare un po' più in là oppure non è possibile? No, no, se sì, allora, possiamo capire. Ci facciamo passare anche a me. Vai, infilati dentro. Grazie. Ok. Aspettate che sono in mezzo, scusate un po', per favore. Possiamo stare un pochettino più indietro. Tutti, se vi porti, non muore nessuno. Aspetti un attimo. Piano. Un attimo ancora. Secondo, aspetti. No, ti capisco. Quando siete pronti voi? Ci siamo tutti? Pronti? Siamo pronti. Un telefono. Siete pronti? Allora, sindaco, iniziamo. Voglio ringraziare il servizio di mesi che è stato con noi, è importante questo e le ringrazio di quello che sono venuto a portare, poi mi ha portato anche questo ci dà la fiducia e soprattutto a tutti, ripeto che io farò il possibile per essere il sindaco di tutti, come sempre ho detto, e anche in questa occasione ripeto che noi, io sarò il sindaco di tutti, indipendentemente da quello che abbiamo portato, e tutti gli spediti se siete stati portati. Per cui ritengo un messaggio di scuola, ringrazio ovviamente tutti i sindaci, tutti i cittadini difesi, ringrazio quelli che hanno lavorato, il nostro staff, che ha lavorato tutti, diciamo pesantemente, tutti quanti sono preoccupati, sono contenti del risultato ottenuto, e oggi penso che sia importante definire che abbiamo un grande lavoro da fare, cioè noi domani ricominciamo a lavorare, che vuol dire? Perché dobbiamo già fare tante cose, come sapete, molti fondi da spendere, progetti da portare avanti con la città, e abbiamo, sono contento che si possa andare avanti per altri 5 anni per costruire la città, per la città internazionale, per i cittadini che sono bisogno, anche voi, questa è la cosa importante. Ora la nostra visione principale è quella di Genova e tutti quanti lavoreremo assieme. Ringrazio anche Ariel che mi ha telefonato più di un'ora fa e mi ha fatto molto piacere questo e mi ha promesso che siamo sempre con la parola e che quelle fanno una serie costruttiva, la cosa mi fa molto piacere, perché per 5 anni ho avuto in posizione veramente strumentale, il fatto che Ariel mi ha detto questo è anche una bella cosa per me. Il centrodestra unito. Mi sembra tanto difficile. Il nome non è stato un lato.
Roma non è stato. La sua lista ha avuto un grande successo, sindaco. Ha distanziato i partiti, di volte. Anche di qua il sindaco, anche l'altro una cosa importante, ci siamo detti con Fanaro, Ragazzi, ci fate venire qualcosa, se no si può fare. Grazie. Avete fatto tutti? Studiato una strada per andare a tutti senza rovinare quella cosa. Per cadere i giornalisti dalle scale. Ciao. Sì, va bene. Grazie. Scusa, non avevi colpi nella macchina perché allora non va bene. Vieni qua, fai la foto, ci mancherebbe. Ma falla? No, e vieni, falla allora, mai spinto? Falla. Ragazzi, dai, non litigare. Non litigare. Registriamo? Allora, centrodestra unito vince quando sa aprire i suoi confini, quando sa allargarsi, quando sa accogliere anche anime diverse e diventare un vero collettore e contenitore di forze di governo, qua lo ha fatto con ottimi sindaci, Bucci e Luigi Peracchini, ma anche molti altri. In Liguria confermiamo tutti i sindaci, ne aggiungiamo alcuni con percentuali importanti. Il campo largo di Enrico Letta con i grillini, nella regione che ha visto prosperare i grillini e nascere, si dimostra un piccolo campo.
evidentemente, e quindi credo che questa sia una formula che anche il centrodestra nazionale deve tenere ben presente se si vuole candidare davvero a governare questo paese. Grazie. Ok, salutiamo la diretta che chiudiamo. Ah, ciao ragazzi, ci avete aspettato finora, ma è un momento storico importante, è stato importante quando abbiamo vinto Genova la prima volta, lo è ancora di più quando si rivince Genova e Spezia per la seconda volta, perché vuol dire che non è fortuna ma è buon governo, impegno, merito e duro lavoro di tante donne e tanti uomini che hanno lavorato con i sindaci, con noi in amministrazione regionale. Spero che questo successo di Genova sia il modello, il paradigma vero con cui ci candidiamo a governare questo paese, con tutti coloro che di buona volontà e di collaborazione hanno davvero voglia. Lilli, dove ciao a sei? Tutti.